Abbiamo all'interno dello stand Antonio Luppi anche una rappresentanza del mondo degli attori. Abbiamo Mauro Spitaleri che è anche architetto e quindi io chiederò adesso a Mauro di darci la sua visione, prima come architetto, una visione dello stand Antonio Luppi, dei prodotti Antonio Luppi, soprattutto in visione del fatto che è stato realizzato ultimamente un bellissimo showroom a Trapani progettato dall'architetto. Mauro? Antonio Luppi. Io ho scelto come prima azienda per il nuovo showroom Antonio Luppi. Antonio Luppi, più di qualsiasi altra azienda, rappresenta il mondo dell'arredo bagno per la completezza della sua produzione, per il fascino delle sue linee. Ed è un'azienda che sicuramente offre ad un pubblico esigente delle soluzioni importanti e diciamo di gusto. E per questo motivo posso dire che ho sempre avuto una grande ammirazione per questa azienda, che mi permetto di suggerire a tutti coloro che pensano di dover arredare il proprio bagno, che Luppi sicuramente è in grado di dare la soluzione ottimale. Ecco. Come è stato impostato quindi a livello architettonico ed interior design questo nuovo showroom a Trapani? Nick & Co. è stato progettato in maniera molto sintetica, oserei dire, in maniera pulita, in maniera armonica. È aperta una soluzione così di impatto emozionale, basata su un fatto anche visivo, una soluzione anche, oserei dire, teatrale, nel senso che ogni oggetto ha una sua ha un suo spazio, ha una sua corposità attorno. Ed è per questo motivo che quegli oggetti che ho calato in questa dimensione assumono un fascino del tutto particolare, utilizzando non molte aziende, anche perché dico sempre, Roberta, che le aziende belle, le cose belle sono poche e bisogna preoccuparsi piuttosto di soffermarsi sul bello oggi, perché stiamo perdendo un po' questa abitudine. C'è troppo massimalismo, c'è troppo pressappochismo, c'è qualunquismo, non so quanti altri aggettivi potrei usare, però stiamo perdendo di vista quelli che sono i nostri prodotti italiani, il nostro design, il nostro saper fare arte in qualsiasi oggetto. Assolutamente d'accordo. E ora tu hai accennato a questa visione teatrale, quindi io ti chiedo a questo punto, proprio nella tua veste di attore, perché tutti ti conoscono nei film e quindi la collaborazione con Daniele Cipri, sì. In particolare anche nell'ultimo film che è stato premiato al Festival Venezia per la fotografia. Quindi ti chiedo proprio una tua visione dal mondo della cinematografia di quelle che sono le visioni Antonio Luppi. Diciamo che c'è sicuramente questo questa simbiosi, questa teatralità. Io sono molto legato a Daniele Cipri perché mi legano tutti i lavori cinematografici che ho fatto, diciamo, sia per la sua elevatura professionale nella fotografia e diciamo che questo anch'io mi sento un po' un personaggio un po' prestato al teatro, alla teatralità di un certo tipo di cinema. Noi non facciamo, mi unisco un po' a Daniele perché, ripeto, per l'esperienza, non facciamo un qualsiasi cinema. Quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto con grande passione, anche dando spessore. Il tributo che ha ricevuto, meritato, è stato quello di questo riconoscimento come primo italiano a ricevere un premio così importante e significativo. Assimilare alla Luppi sicuramente questa teatralità è bellissimo, perché un po' anche per quella semplicità che accomuna in un certo senso i lavori cinematografici o l'ultimo lavoro,
il bello cela sempre qualcosa di affascinante, il bello di misterioso, anche di sofferente, ecco, in un certo senso. E bellezza anche quello. Bellezza, perché dietro la bellezza chiaramente possiamo trovare tutte quelle emozioni e quelle sensazioni che in questa società si tende a perdere, ma che dovremmo preoccuparci di recuperare se vogliamo dare un senso, diciamo, teatrale, misterioso, bello alla vita.